Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Benvenuti alla nuova puntata, abbiamo ospite una band, Star Genesis. A questo punto la domanda sorge spontanea. Prima cosa, come nasce questo gruppo? Quando nasce questo gruppo? Ma soprattutto, perché Star Genesis? Allora, partiamo da quando nasce. Questo gruppo, questo più che altro progetto, perché attualmente è solamente un progetto, nasce nel 2021. A seguito di un'esigenza personale di scrivere la mia musica, diciamo. Io precedentemente ero batterista nei Phoenix Rage fino al 2020, poi sono stato un anno fermo e poi, diciamo, su spinta di mia moglie ho scritto la mia stessa musica e poi ho deciso di provare a coinvolgere un cantante che si chiama Valeriano De Zordo per poter cantare i miei pezzi, diciamo, strumentali. Ed è nato quindi esattamente all'inizio del 2021. Star Genesis è nato, questo nome è nato da, in realtà è nato da un altro nome che io volevo dare a questo progetto, che era Chronicles. Vediamo se mi ricordo, Star Chronicles o qualcosa di simile. Volevo raccontare delle vicende che avvenissero nello spazio, no? Delle vicende fantascientifiche che avvenivano in questo universo fantascientifico nello spazio, tra le stelle. Poi ho pensato di chiamarlo anche Aurora, come il progetto, ma questo nome d'arte veniva usato da molti altri artisti, perciò ho deciso di abbandonarlo. Alla fine ho deciso di usare Star Genesis perché la canzone più importante da cui è nato tutto il progetto si chiama Ricordo chi sono, ed è una canzone che tratta della ricerca e della scoperta dell'origine di se stessi. Perciò ho deciso di usare questo, diciamo, questo termine coniato, quindi origine delle stelle, quindi l'origine di tutto quanto, l'origine dello spirito. E parliamo appunto di questo nuovo album che sta imminente in uscita, già anticipato dal primo singolo, come nasce, come hai tratto ispirazione da questi brani, come è cresciuto e soprattutto per quale motivo questo titolo poi, che andrà a dare questo album? Allora, questo album, questo secondo album, diciamo, nasce nel periodo in cui c'è stato il lockdown, ci sono state tutte la pandemia, situazioni, diciamo, di restrizioni generali a livello nazionale, ma anche mondiale, diciamo. C'è stata una situazione planetaria di rilievo. Chiuso in casa, insieme, diciamo, avendo molti spazi per poter scrivere e avere ispirazione musicali, ho deciso di scrivere questo album che tratta appunto della Terra, ci sono varie situazioni, varie piaghe, no, in questo pianeta, che sono le droghe, la criminalità, l'eccessiva proliferazione dell'intelligenza artificiale, tutte tematiche che questo album va a trattare, cioè va a trattare le tematiche che sono, diciamo, le piaghe, un po' le piaghe, le situazioni da risolvere nella società. Quindi ci sono 14 tracce in questo album, alcune di esse parlano delle droghe, per esempio, della rovina delle droghe. Un'altra parla delle situazioni restrittive dei diritti umani. Ce n'è un'altra che ha a che fare con l'intelligenza artificiale, appunto, di cui ho appena parlato.
non che sia una cosa negativa, ma il fatto che potrebbe sfuggire dal controllo umano potrebbe essere un problema. E questo l'ho messo, diciamo, in forma di canzone. Ecco. Poi c'è un'altra canzone che parla della televisione, del modo in cui viene utilizzata la televisione per fare propaganda. Ma non parla solo di cose negative, diciamo, parla anche di cose positive, dell'aspetto umano, delle persone, del fatto che del voler, della parte buona, del voler sognare e raggiungere nuovi orizzonti e nuove mete e anche nuovi stati di essere, diciamo. Infatti, The Dream of a New Era, che è un video che abbiamo appena pubblicato, che lo potete trovare online su YouTube, è una canzone che parla proprio del sogno di una nuova era, delle ambizioni di un nuovo, diciamo, come si può dire, una nuova era in cui poter vivere decentemente. Questo video, che è una parte centrale dell'album, perché l'album, diciamo, si suddivide, ci saranno due CD, parlando in termini di compact disc, ok? Nel primo CD ci sono principalmente delle parti negative, diciamo, la riassumo in maniera molto semplice. Nel primo CD c'è la parte un po' più oscura delle piaghe sociali, nel secondo CD c'è la parte più bella, la parte dove c'è la speranza. Infatti, oltre a The Dream of a New Era, di cui abbiamo pubblicato il video, è possibile ascoltare le altre tracce successive che hanno a che fare con una nuova speranza, appunto, sempre sul soggetto di ambizioni di un nuovo domani, ecco. Poi c'è un'altra canzone che si chiama Checkmate, ed è una canzone che ha a che fare, appunto, scacco matto in italiano. Ed è una canzone che ha a che fare con le nazioni e diciamo la politica delle nazioni e tutte le persone che hanno un ruolo di responsabilità nelle nazioni. Ha a che fare molto con il fatto che ogni nazione, appunto, cerca di capire quale sia il trend e di agire di conseguenza. Quindi tutte queste nazioni che cercano di capire, di fare, di muoversi per capire dove tira il vento, che vento tirerà, che cosa succederà, eccetera. E è come un grande gioco a scacchi, diciamo, no? Tutte queste situazioni politiche, di guerra, di sociali, è come se fosse un grande gioco di scacchi e alla fine succederà, volenti o nolenti, che ci sarà uno scacco matto. Poi non si saprà esattamente se sarà uno scacco matto da parte dei buoni o dei cattivi, e poi chi decide chi sono i buoni e chi i cattivi. Ecco, qui entriamo, diciamo, in delle tematiche molto profonde, di cui sicuramente non vale la pena discutere in questa sede. Andando avanti, io adesso non voglio spoilerare tutto, perché alla fine ci sarà una, diciamo, c'è una traccia finale, ci sono due tracce finali che si ricollegano al primo album. Non vado nei dettagli perché non voglio spoilerare, però posso dirvi che ci sono dei pezzi molto orchestrali, molto ispirati anche ai Pink Floyd in termini di composizioni, e spero che il pubblico possa cogliere il collegamento tra il secondo e il primo album. Allora, abbiamo intanto capito che comunque vada, siete un po' influenzati dal mondo degli anni Ottanta, da abbiamo detto Pink Floyd, ma tanti altri, perché in realtà noi abbiamo sentito un pochettino tanti generi, dagli Scorpion agli Alice Strange ai Motel Crue, cioè è un po' quel genere degli anni Ottanta, cioè un rock melodico. È un classico, cioè, il classico metal che poi nel tempo è cresciuto, è rimasto sempre lo stesso. Ma come sono nate prima le canzoni? Prima è nata un riff,
qualcosa di base e poi le parole sono nate insieme, oppure le parole sono nate in seguito, e soprattutto tenendo presente quell'utilizzo dell'inglese. Allora, innanzitutto partiamo dal primo album, perché partiamo dalle mie influenze, ok? Abbiamo detto che Star Genesis nasce come un progetto, è nato come progetto personale, volevo scrivere la mia musica e pubblicarla. Quindi io di solito quando scrivo musica inizio a casa. Nel mio piccolo studio, diciamo, e comincio a scrivere, chiamo scrivere, comincio a comporre con la chitarra, perché io suono anche la chitarra e compongo i miei pezzi, magari trovo un riff particolare o trovo un giro particolare che esprime, che è bello, comunque che è orecchiabile o comunque che esprime una particolare emozione, lo registro e poi, diciamo, se man mano che registro, man mano che sono sul pezzo, mi vengono in mente altre connessioni, le registro tutte quante. Tipo, registro prima una traccia di chitarra completa, mi viene in mente un giro, poi cerco di trasformarlo in una strofa, poi faccio un bridge, poi magari faccio un ritornello, ci metto uno special, eccetera. Dopodiché, di solito passo agli altri strumenti, quindi aggiungo tastiere, basso, batteria, in base a quello che mi viene in mente. Se mi viene in mente subito un'idea particolare di batteria, la registro subito, magari vado di sotto in garage, vado sulla batteria elettronica, la registro in MIDI, faccio tutto il progetto, dopodiché, in base a quello che la canzone mi ispira strumentalmente, scrivo dei testi. Per esempio, se faccio una canzone in drop D, magari tosta che spinge, stile thrash metal, diciamo così, non mi viene in mente di parlare dei fiori e delle cascate, magari mi viene in mente di parlare di qualcosa che ha di impatto, magari, o qualcosa che emozionalmente trasmetta rabbia, disaccordo, eccetera. Diciamo, in linea di massima io opero così: prima scrivo le cose strumentalmente e poi scrivo i testi. Per quanto riguarda le influenze, sicuramente ognuno può trovare, diciamo, varie influenze nei miei album. Alcuni magari le interpretano con altre influenze di altri gruppi che magari io non ho mai ascoltato. Per esempio, adesso non mi ricordo, cioè, ho letto una recensione del nostro primo album, in cui veniva nominato un gruppo di cui non conoscevo l'esistenza, per esempio. Comunque, io sicuramente posso dire che le mie influenze principali sono i Dream Theater. Io ho ascoltato tutti gli album più e più volte dei Dream Theater, ma proprio fino allo sfinimento quasi a volte, soprattutto i Dream Theater di Portnoy. Ho ascoltato i Porcupine Tree, i Metallica, gli Iron Maiden, gli Evanescence, i Linkin Park, ho ascoltato jazz, ho ascoltato anche pop, nel senso, per quanto riguarda per esempio le parti acustiche, per esempio a me piace molto Alanis Morissette come compone e come canta le sue parti acustiche, e ci sono anche molti altri, gli Yes, i Pink Floyd, che non ho nominato subito solo per dimenticanza un attimo, ma anche lì a livello di composizioni penso che si senta, soprattutto sul secondo album si sentiranno queste influenze. Sì, gli Scorpion. Non saprei, adesso non mi vengono in mente tutti i gruppi che ho ascoltato, che ho nella mia libreria musicale, però sicuramente, diciamo, in linea di massima, Dream Theater è proprio la cosa più influente per quanto riguarda il mio sound. Nella realizzazione del testo, parti con l'idea in italiano e poi lo traduci in inglese, o parti con già l'idea di avere il testo scritto già mentalmente, hai il testo in inglese, lo già scrivi in inglese? A questo punto è più Nella complesso.
Ok, tu vuoi sapere se nella scrittura, nella composizione dei testi in Sì. inglese, parto direttamente in inglese? Questa è la domanda, Oppure corretto? sì, è più, Ok, anche se è più beh, facile allora pensarlo in inglese oppure pensarlo in italiano e poi tradurlo in inglese. per quanto riguarda i testi in inglese, di solito parto in inglese, se riesco. Se voglio scrivere una cosa particolare di cui non riesco a trovare subito la rima, per esempio, perché di solito scrivo i testi in rima in modo che ci siano le rime, parto in italiano e poi cerco di trovare una traduzione il più simile a quel concetto in inglese. Però la maggior parte delle canzoni che ascoltate, potete ascoltare sul primo e sul secondo album sono state scritte. Sul primo album faccio una piccola nota. Il primo album è stato scritto in italiano, che si chiama Aurora. Poi abbiamo deciso, su suggerimento del cantante Valeriano De Zordo, abbiamo deciso di continuare il progetto in inglese, poiché con l'inglese puoi riscontrare più accettazione a livello mondiale, diciamo, no? Quindi lui si è preso il compito di tradurre tutti i testi e di adattarli in inglese sul primo album. Quindi io sul primo album non ho fatto nessun tipo di lavoro di traduzione né di composizione in inglese. Lui si è occupato di tradurre e di riarrangiare le rime in maniera tale che suonasse bene. Per quanto riguarda il secondo album, è stato scritto da me, tutti i testi sono stati scritti da me in inglese. E alcuni riadattamenti sono stati fatti con l'aiuto di Valeriano De Zordo. E, di solito mi viene in mente, i testi mi vengono in mente subito sul momento mentre li scrivo. Altra nota, ci sono alcune canzoni, ci sono un paio di canzoni che sono state scritte completamente da Valeriano, quindi non sono l'unico ad apportare la creazione artistica in queste opere. Ci tengo a sottolinearlo perché Valeriano, io con l'occasione apro un'altra parentesi, Valeriano è una persona che sono stato veramente fortunato a conoscere, io l'ho conosciuto quando suonavo con i Phoenix Rage, abbiamo condiviso il palco, lui lì cantava per gli Ardition e lui canta ancora per di Ardition, e quando ho deciso di contattarlo e lui mi ha detto che le canzoni gli piacevano e che avrebbe collaborato volentieri con me, sono stato molto felice perché poi collaborando insieme ho scoperto che è una persona veramente di qualità e spero di tenermelo stretto come amico. Parlando di live, tu hai suonato molto dal vivo. Qual è l'emozione? Poi tu, stando dalla batteria, è un pochettino il palco, la platea la vedi poco perché in realtà sei coperto dai piatti, da tutta quella mondo della batteria. Però quell'energia, quando tu sali al palco, quell'energia che inizialmente sotto c'è un palco a volte silenzioso perché poi lo si vede male, le luci vi vengono contro, però inizialmente è silenzioso, poi senti quell'energia che sale, sale, e poi senti cantare, urlare, senti quel brusio che cresce e quell'energia che vi trasmette sul palco. Qual è la tua sensazione a quel punto? Allora, diciamo che per quanto riguarda le situazioni live, queste emozioni ed esperienze le ho avute principalmente con i Phoenix Rage. Anzi, si potrebbe dire sì, principalmente con loro e anche qualcosa prima di loro. Però la maggior parte della mia esperienza come batterista l'ho fatta con i Phoenix Rage. Ritornando su come è nato il progetto Star Genesis, possiamo dire che essendo nato come un progetto puramente personale, puramente fine alla scrittura e alla pubblicazione dei pezzi, non c'era, quando io ho scritto Aurora, quando ho scritto il primo album, non c'era l'idea che poi la cosa si potrebbe evolvere, si sarebbe potuta evolvere in una band che avrebbe suonato dal vivo. Difatti noi non abbiamo nessun live all'attivo,
come Star Genesis. Star Genesis è ancora tuttora un progetto musicale. Sicuramente c'è l'idea, c'è un'idea concreta di fare, mettere su una band, mettere su una formazione di comunque, o comunque di provare a portare questi pezzi in live. Quindi, ritornando alla tua domanda, posso dirti che stare alla batteria, siccome abbiamo sempre suonato in, in luoghi non su palchi molto molto grandi, ma in luoghi dove il pubblico è abbastanza vicino alla band, c'è sempre stato un rapporto abbastanza sentito tra il pubblico e il musicista. Mi sono sempre divertito, mi è sempre piaciuto suonare con loro, anzi con l'occasione vorrei salutarli e spero che insomma se la stiano cavando bene e basta. Quindi diciamo da un punto di vista di live l'esperienza che ho avuta principalmente con loro. Con Star Genesis spero di averne altrettante e chissà, vediamo come andrà il prossimo anno, quest'anno o il prossimo anno. Salutiamo tutti coloro che stanno ascoltando in questo momento e tutti gli artisti italiani che stanno cercando di emergere con la loro musica indipendente e sicuramente vorrei fare un saluto ai miei amici, ai Phoenix Rage, a tutta la mia, diciamo, a Valeriano De Zordo, Daniele Ferretto, mia moglie e mia figlia, senza le quali non avrei mai potuto iniziare questo progetto. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro.